La comunità musulmana di tutto il mondo ha condannato gli attentati di Parigi, rivendicati dall'ISIS, una critica unanime, senza se e senza me, da parte di tutti. Anche i giovani musulmani della comunità ravennate hanno condannato ciò che è accaduto venerdì sera nella capitale francese, perché l'Islam non è odio e violenza, ma è pace, ci hanno detto. Proprio con alcuni di loro abbiamo cercato di parlare della strage di Parigi e alcuni ci hanno risposto: un fatto terribile, non c'è dubbio, ma nei territori arabi le stragi ci sono spesso e in Europa, in Occidente, nessuno ne parla. Le TV non trasmettono le immagini dei bambini musulmani morti e anche questo non è giusto. Prima dell'attentato di Parigi è stato un attentato a Beirut, nessuno ne si è parlato, capite quello il discorso? Quando succede in qualche paese europeo che tutti parlano, tutti li criticano, tutti li condannano, pure i governi arabi musulmani, no? Quando succede ai paesi arabi, nessuno ne parla, come una cosa normale, dobbiamo abituarsi a vedere il sangue tutti i giorni in quelle parti, capito? Quello che, perché si condanna un atto violento contro civili, devi condannarlo dappertutto, non è solo quanto succede in Europa, succede in Parigi, succede non lo so, chissà dove. Rispetto a quello che è successo a Parigi, cosa pensi? Io penso, non sono né cristiani né musulmani, né, non è questione religiosa, questione politica. Cosa pensa di quello che è successo a Parigi? Non lo so, cioè non, cosa posso dire? Non condivido il fatto di quello che è successo, il fatto di ammazzare gente che non c'entra niente, però non condivido neanche il fatto che ieri sono morti tanti siriani, civili che non c'entrano niente. Perché non si è parlato di sta cosa qui e si è parlato solo dei francesi morti? È questo. So soltanto che ieri sono morti altre gente che non c'entra niente. E non si è parlato da nessuna parte. Si è parlato solo dei bombardamenti, però non si sono viste nessuna immagine di shock che si vedono solo nei siti arabi, di bambini morti, ma non si vedono nei TG e il resto, ecco. Parecchi di quelli che si fanno scoppiare, di quelli che fanno i kamikaze, tutto, non sono di origini arabi musulmani, cioè sono persone che si sono convertite all'Islam, quindi non sanno neanche loro. L'Islam è quello che vuol dire, ecco, è pace, non è guerra. Ci siamo anche fermati a parlare con i titolari di un piccolo kebab, entrambi afghani, che dalla propria terra sono dovuti scappare perché quegli stessi estremisti religiosi che oggi alzano la bandiera dello Stato Islamico, anni fa, come talebani, hanno massacrato le loro famiglie. Quello non è Islam, non è religione, è politica. Sono gli interessi economici legati a quei territori che provocano questi morti. Quello che ha fatto a Parigi, che è Parigi. successo da noi, anche sta succedendo da 40 anni che è iniziato, 40 anni fa, fino a questo momento, a quest'ora. Ieri hanno tagliato 7 persone, testa da 7 persone, che erano 4 donne, altri erano uomini, erano 2 bambini anche tra queste donne, femmine. E purtroppo noi tutti i giorni perdiamo. A Parigi è successo una volta, però da noi ogni settimana, ogni giorno, ogni mese. Un giornale è scritto musulmani bastardi, giornale libero, però musulmani bastardi, io sono musulmano. Proprio mi hanno ammazzato mio babbo davanti al mio occhio, che era musulmano di migliaia di anni fa. Era musulmano originalissimo, però ha ammazzato mia sorella, aveva 18 anni, hanno ammazzato davanti. Per quale motivo? Era musulmano. Aver ucciso i tuoi parenti è stata l'ISIS, è stata l'ISIS. Erano talebani, Talibani, Al-Qaeda, Al-Qaeda, ecco, certo, 8 anni fa Al-Qaeda. non c'era Sì, l'ISIS, Al-Qaeda. adesso hanno cambiato Sì. vestiti.